La SEAT Paragona batte in trasferta anche il Volley Terrasini e ritorna a meno 3 dalla capolista Santa Teresa di Riva, che nella quinta giornata ha riposato come da calendario. Le biancazzurre si sono imposte con il risultato finale di 3-1, con questi parziali 21-25, 25-18, 18-25, 21-25. La gara è stata vincente, nonostante il netto divario in classifica tra le due formazioni. Le padrone di casa hanno venduto cara la pelle contro le quotate avversarie, in piena lotta per la promozione diretta in Serie B1. La SEAT Paragona non ha ripetuto la bella prestazione contro il Santa Teresa di Riva ed ha commesso tanti errori, soprattutto in ricezione. Alla fine i 3 punti sono meritati, grazie alla superba prestazione delle due centrali, Ambra Composto e Camilla Macedo. La SEAT Paragona di coach Paolo Collavini è scesa inizialmente in campo con Gabriele Regia, Falcuccio Opposto, Composto e Macedo Centrale, Donascimento e Cammisa Martelli ricevitori, Marangoni libero. Nel finale di secondo set è entrata Valentina Bicchi per Falcucci. Il volley Terrasini per la salvezza diretta è iniziato la partita con Caruso, Spanò, Ingognito, Anzà, Di Pisa, La Parola e del libero Ilma Lojapro, ex Pallavolo Aragona. Nel corso della partita sono entrate Collura e Ferro. Il primo set si è deciso nel finale con la SEAT Paragona brava a Mura nei contrattacchi. Il secondo set è stato vinto con merito dalle padrone di casa, allenate da Vincenzo Daccardi, complice anche un vistoso calo di concentrazione della squadra del presidente Nino Di Giacomo. Sugli scudi Spanò e Incognito servite egregiamente dalla palleggiatrice Carlotta Caruso e ex Agras Volley. La SEAT Paragona torna a dettare legge nel terzo set, vinto senza particolari difficoltà, con un efficiente gioco di squadra. Il quarto set è equilibrato nella parte iniziale e centrale. Il finale invece è di Chiara Marco Aragona che vuole vincere la partita grazie ad un maggiore spessore tecnico. Sabato prossimo, per la sesta giornata di ritorno, la SEAT Paragona giocherà in casa al Palasporti Pippo Nicosia d'Agrigento contro il Nola. La gara inizia alle ore 3:30.